Siamo presso la sede del Forum Animalista Andria, questa bellissima iniziativa che si è tenuta venerdì 2 dicembre e sabato 3 presso lo store Gio Zampetti di Andria in via Barletta. Un risultato eccezionale, una grande generosità degli andriesi e non solo, perché la clientela Gio Zampetti è molto variegata anche nella sua provenienza. Diciamo la verità, i volontari del Forum Animalista Andria si occupano da tempo di curare, di nutrire gli animali randagi sul territorio. Quindi questa raccolta di beni e di alimenti è un valore aggiunto che noi vogliamo sottolineare quale grandissimo segnale di amore per i randagi da parte dei cittadini. Nadia Di Natale, una volontaria del FA, com'è andata questa raccolta? Allora, la raccolta, come potete vedere, è andata benissimo, forse non abbiamo precedenti circa raccolte che hanno fatto anche altre associazioni. Noi agiremo anche nella distribuzione nella massima trasparenza. Qui in sede ci sarà l'elenco di tutti coloro che distribuiscono giornalmente cibo ai randagi, sia cani che gatti, quindi c'è anche questa questione della trasparenza che è necessaria nel momento in cui sono donazioni di cittadini, perché prossimamente il cittadino dona nuovamente, mosso dal fatto che comunque vede che concretamente i beni che abbiamo raccolto vengano destinati realmente agli animali che ne hanno bisogno e i randagi nella fattispecie. Antonio Miale, un altro volontario del FA, un cofondatore del FA sin dal primo momento in cui questo bel sodalizio ha deciso di riunirsi e di rendersi istituzionale. La destinazione di questi beni, questo è un elemento fondamentale anche di rispetto e di serietà nei confronti della Gio Zampetti, che noi come forum, come ufficio di coordinamento e di presidenza abbiamo ringraziato per la disponibilità e per la professionalità. Ovviamente, insieme a Gio Zampetti, tutto il gruppo Megamark, grande realtà del nostro territorio. La destinazione di questi beni, avete detto, abbiamo detto che sarà tutto tracciato, quindi in sede sarà disponibile proprio la tracciabilità della destinazione. Evidentemente è una grandissima raccolta, ma per la presenza di randagi sul territorio è ancora poco. Credo che comunque se aumenta, cioè è necessario che aumenti l'impegno non soltanto da parte nostra, bensì soprattutto da parte di chi dovrebbe occuparsi effettivamente, quindi le istituzioni in particolar modo. Noi continueremo a fare quello che stiamo facendo, voglio dire, con l'auspicio che comunque si riesca a ridurre quantomeno, dico almeno una grande percentuale, il problema, la problematica relativa al randagismo, insomma, sia per quanto riguarda i cani, i gatti e quant'altro, e altri animali. Per cui, niente, ben vengano queste iniziative e niente, continueremo comunque così, su questa strada. Carlo Inchingolo, presidente del Forum Animalista Andria, tanto impegno, tanto volontariato, un impegno speso direttamente sul territorio, diciamo anche la verità, a volte sopperendo anche alle carenze istituzionali che noi comprendiamo, ma che evidentemente devono essere risolte immediatamente. Una bella iniziativa questa dei volontari, tanta unità e tanta solidarietà. Niente, semplicemente volevo ringraziare in primis l'azienda Gio Zampetti che ci ha dato questa disponibilità, questa possibilità e ovviamente ringraziare tutti per le donazioni, per la generosità che devo dire, tra l'altro, non ci aspettavamo, quindi siamo contenti dei risultati, insomma. Volevo ricordare quanto è importante il lavoro che facciamo tutti noi sul territorio. In questo periodo la presenza dei randagi sul territorio, soprattutto a causa delle mancate sterilizzazioni, è aumentata in maniera esponenziale. Tu sei uno dei tanti volontari che, ovviamente, prima ancora di questa raccolta di beni, quotidianamente cura e alimenta questi animali, diciamo anche a proprie spese. Quindi il riconoscimento credo debba essere anche della città,
a tutti questi volontari per tanta abnegazione e tanto spirito di servizio. Un appello, visto che siamo anche in periodo natalizio, può essere un buon auspicio proprio all'amministrazione comunale. Rinnoviamo più che l'appello, chiediamo la collaborazione delle amministrazioni comunali al lavoro che noi stiamo già facendo. Io direi a loro di approfittare di quello che noi facciamo tutti i giorni, avendo oggi noi quasi monitorato tutto il territorio. Grazie Carlo Inchingolo, grazie a tutti i volontari del Forum Animalista Andria. Periodo di Natale, quanto mai più opportuna è questa iniziativa, proprio per dare un grande segnale a una città che evidentemente, anche rispetto al randagismo, ha bisogno di un grande e profondo cambiamento. Questi sono i beni raccolti. Grazie. Grazie Carlo, ricordiamolo, via Piave 61, la sede del FA aperta negli orari prestabiliti, dove troverete anche tutta questa documentazione a disposizione della città. Buona giornata a tutti, grazie.